Tra il 2005 e il 2012 sono state uccise 877 donne, da familiari o conoscenti, mentre sono migliaia i casi di violenza domestica che creano gravi traumi fisici e psicologici. A questo dramma è dedicato il libro Questo non è amore, scritto da un gruppo di giornaliste del Corriere della Sera, animatrici del blog La 27esima ora. Questo non è amore, un libro che racconta storie di violenza alle donne. Storie di violenza, ma in realtà anche storie di speranza, storie di donne che poi sono riuscite ad uscire da questa situazione estremamente difficile con la consapevolezza della possibilità di riuscire a cambiare vita, con l'aiuto delle forze dell'ordine, dei magistrati e in qualche modo, credo negli ultimi tempi, forse anche l'aiuto del mondo dei media che ha finalmente capito che questo è un tema che va presentato all'opinione pubblica e sottolineato una vera e propria emergenza, insomma. Ecco, si tratta anche di un qualche modo di un progetto di sensibilizzazione rispetto a questo tema. Sì, assolutamente sì. Come giornaliste del blog della 27esima ora abbiamo prodotto l'anno scorso un'inchiesta. Da questa inchiesta è nato un vero e proprio libro, un progetto editoriale, Questo non è amore, che è una raccolta di storie, sì, di donne che hanno avuto questo problema e che hanno cambiato vita, ma anche uno strumento per chi volesse in qualche modo aiutare persone con questo problema ad uscirne. Non a caso alla fine del libro abbiamo tutto un lungo elenco di servizio di centri che aiutano le donne vittime di violenza. Dal vostro osservatorio, quanto è diffuso questo problema, quanto è grave e si può uscire da questo problema? Si può uscire con, inutile nasconderlo, difficoltà e a una condizione: di avere intorno una rete di sostegno, una forte rete di sostegno. Le donne, è facile dire alle donne denunciate, perché non denunciate o perché ritirate le denunce. Il problema è che se le donne con questo problema sono lasciate sole non riusciranno mai a venirne fuori, perché in qualche modo legate al loro aguzzino, passatemi il termine, da un rapporto che le pone ad un continuo confronto. Non dimentichiamo poi che spesso ci sono di mezzo anche figli, rapporti familiari complessi. Quindi è fondamentale che la società si faccia carico di questo problema creando una rete di salvataggio attorno alle donne in difficoltà.